Che cosa ha comprato oggi? Pane, solo il pane. Ha paura che ci siano, che il pane manchi? No, no, sono tranquillo, sono tranquillo. Secondo lei questo fine settimana c'è stata una corsa proprio all'accaparramento dei generi di prima necessità? Anche lei ha fatto scorta? No, io no, però penso che gli altri l'abbiano fatto. Penso che sia stata una corsa esagerata? Sì, esagerata, sì, sì, sì. C'è un po' di tranquillità. Perlomeno speriamo. I prezzi ha trovato dei rincari, lei? Ma io non sono un casalingo, quindi non lo so. Più o meno abbiamo fatto una spesa consistente, perlomeno per affrontare le prime due settimane, anche perché comunque lo spazio è quello che è per conservare tutto quanto, quindi bisogna farla comunque poi giornalmente per la cosa fresca, carne, queste cose qua. Ovviamente la preoccupazione c'è, perché comunque non è una cosa da prendere alla leggera, però cioè, secondo me si potrebbe far di più per, diciamo, risolvere la situazione, potrebbero far molto di più. Tanto la benzina si alza, è tutto alto, gli stipendi qua in Italia sono quelli che sono, quindi diciamo il discorso è breve. Cosa ha comprato? Cosa ho comprato? Un po' di pasta. Sono ricarati i prezzi un po'? Non guardo i prezzi, però mi dispiace per la gente che non ce l'ha. Io gli avevo chiesto ai supermercati dove vado se mettono una cesta che io faccio la spesa, la metto lì, ma sempre, tutte le settimane dovrebbero metterla. Ho fatto la spesa normale, classica, senza nessuna eccezione. Quindi va solitamente solo quando le serve? Sì, esatto. Pensate che sia stata una cosa esagerata questo accaparramento alle materie prime? Sinceramente adesso forse ci stiamo facendo prendere un pochino dall'ansia. Secondo me dobbiamo un attimino valutare. Per il momento cerchiamo di stare tranquilli e sereni il più possibile. Anche lei ha fatto scorte? Allora, io ho fatto alcune scorte, però più perché ci servono, diciamo, quotidianamente per casa, in quanto siamo in quattro, piuttosto che per gli aumenti o per la guerra, ecco. Ho trovato degli scaffali vuoti, soprattutto di olio, farina, riso, pasta, ma di generi a lunga conservazione. In questi periodi bisogna anche risparmiare, fra l'altro. Eh sì, quindi in previsione di aumenti, di rincari, forse la gente ha pensato anche a questo, ecco. Hai paura di questa situazione generale? Un po', però dai, non ci dobbiamo allarmare troppo. Mi sta facendo scorte di farina, lievito? No, assolutamente. Quindi viene solo a fare la spesa quando le serve? Sì. Che penso sia una speculazione del sistema finanziario, non. Ha visto molti rincari? Ma no, solo su, credo sulla pasta, qualcosa. Pensa che sia una cosa esagerata? Sì, esagerata, perché comunque diciamo, c'è disponibilità di merce, quindi forse create ad arte per far salire poi i prezzi, ecco. Faccio la grande spesa, ma comunque non ho fatto scorte assolutamente di niente. Quindi generalmente viene una volta a settimana a fare la grande spesa? Sì, più o meno sì. No, scorte no, noi facciamo la spesa una volta o due al mese, quindi quello che vi serve. Due volte al mese. Quindi quello che vi serve acquistate? Sì. Avete paura di questa situazione della guerra? E chi non ce l'ha? Avete notato dei rincari? E abbiamo fatto, no, rincari no, però abbiamo speso oltre i 100 euro. No, ma noi di solito spendiamo sempre intorno agli 70, 80, 90. E oggi invece un po' di più? Un po' di scorte l'abbiamo fatta, sì, perché sa, la paura c'è.